Bene, il video tutorial 4 invece consiste nella realizzazione del menu orizzontale, quello che adesso contiene caoticamente tutte le pagine create, ma che noi vogliamo organizzare come un menu realizzato in modo consapevole, no? Il cosiddetto menu per soggetti, che ha questa caratteristica importante di essere costituito da pagine che al loro interno ospitano degli articoli filtrati secondo una categoria, cioè diciamo, le voci di questo menu per soggetti sono pagine particolari, pagine associate a categorie. Quindi noi faremo questa operazione. Per docenti, studenti, genitori e personale ATA creeremo prima la categoria e poi la pagina. Uniremo categorie e pagine all'interno della pagina e poi passeremo alla creazione del menu. Questa è un'operazione che ci servirà ogni qualvolta noi vorremmo avere una pagina con dei poteri speciali, potere di poter filtrare al proprio interno anche degli articoli. Vediamo come fare. Allora, prima cosa andiamo nel pannello di amministrazione e come ho detto dobbiamo creare le nostre categorie. Andiamo in articoli, categorie. E ci creiamo una a una le quattro categorie che ci interessano, nell'ordine che vogliamo. Adesso qui uso quello del sito di riferimento, docenti, studenti, genitori, personale ATA. Quindi creo docenti, poi creo un'altra che è, non ricordo già più, studenti, beh, non è che siano tante le persone che vivono a scuola. Genitori, magari scrivendo giusto, e poi mettiamo anche personale ATA. Ecco, creando la categoria in realtà abbiamo creato un filtro alle circolari che e alle news e agli avvisi che andremo a pubblicare. Adesso però creiamo anche le pagine con gli stessi nomi. Pagine, aggiungi nuova. Mettiamo docenti e qui c'è la prima novità del grande Ignazio. L'altra volta è molto più faticoso questa correlazione con le categorie. Adesso grande Ignazio ci consegna, pronto all'uso, una grande facilitazione. Vedete che qui c'è elenco categorie. Bene, gli diremo che deve associare la pagina docente alla categoria docente. Quindi lo scegliamo direttamente dal pannello qua di amministrazione in modalità completamente visuale. Grazie Ignazio, veramente utile. Una cosa di questo tipo, Ignazio, grande conoscitore del PHP, ci viene venuto veramente d'aiuto con uno scopo ben preciso, facilitare. Studenti, categorie, studenti. Vedete, lo dico a chi usava il modello precedente. Solo queste due operazioni automatiche, non bisogna neanche più cambiare modello, si tiene sempre il modello standard. Pubblica e anche studenti sistemato. Sistemiamo chi? Genitori. Aggiungi nuova. E genitori a chi li associamo? Agli studenti? No? Associamo evidentemente alla stessa categoria, genitori. Eccola qua. Pubblica. E poi andiamo anche aggiungerci la pagina personale ATA che sarà correlato alla categoria personale ATA pubblica. Fatte le quattro pagine, se noi andiamo qua in pagine le troviamo, vedete? Docenti, genitori, studenti, personale Bene, adesso dobbiamo però fare in modo che vadano a confluire nel menu orizzontale. Ricordate i passaggi dal video tutorial precedente, si va in aspetto, menu. E questo vedete, questo menu non è a portata di difficoltà motoria, ho sbagliato, già la seconda volta. Bisogna avere puntatori grado di, cioè manualità molto fine e non sempre si riesce, quindi non è una buona cosa dal punto di vista dell'accessibilità fare questo tiro al bersaglio. Ci creiamo il nuovo menu. Menu superiore l'abbiamo,
Per usare la stessa terminologia lo chiamiamo menu orizzontale, potremmo chiamarlo anche menu per soggetti, quello che vogliamo. Vedete che tra l'altro lui ha già in memoria perché non è la prima volta che faccio questi passaggi, per cui ormai lui si aspetta già che io scriva menu orizzontale perché tiene già in memoria le scritte precedenti. Cosa mettiamo nel menu orizzontale? Nel menu orizzontale gli mettiamo personale ATA, genitori, studenti, docenti, aggiungi il menu. Bello fatto, lo salviamo. E dove lo andiamo a posizionare? In seconda posizione. Menu salva. Mi raccomando, salvare sempre, se no l'operazione non va a buon fine. Visualizza sito, vedete? Eccoli qua. Solo che sono in ordine inverso, nessun problema. Ritorniamo sul menu orizzontale attivo e mi raccomando, quando avete più di un menu, voi cliccando in corrispondenza di un menu o dell'altro rendete attivo il menu che vi interessa e possiamo spostare di ordine, mettere l'ordine che ci pare semplicemente con questa operazione di trascinamento. Salva menu, vedrete che adesso avremo in testa docenti. Perché non è capitato prima il menu orizzontale laterale? Perché quello è allineato a destra e quindi prende l'ordine inverso rispetto a quello scritto. Visualizza sito. E il menu orizzontale, abbiate pazienza, che a volte ho la connessione lenta, per cui bisogna avere un po' di pazienza. Visualizza sito e dovremmo vedere nell'ordine voluto. Vedete? Sì, qua clicco su docenti. Ancora prendo, vedete che c'è la pagina docenti già con l'archivio pronto, non ci sono contenuti, ma è perfettamente funzionante. E approfittiamo di questo video tutorial per dire ancora una cosa che va benissimo abbinata qua. Se andiamo qua in alto, vediamo la lezione.info, PAS 2013 tutorial che è il diciamo la cartella in cui sto lavorando, ma vedete questo punto di domanda è page underscore id uguale 18, vuol dire che la pagina che ha identificativo numerico 18 essere visualizzato. Non è certo un URL, si dice gradevole, cioè quando ci capita di andare nei siti e trovare una pappardella diciamo di indirizzo web con i punti di domanda, beh, non è stato curato bene questo aspetto. WordPress ci aiuta a fare in modo che anche il link sia cosiddetto più gradevole, cioè noi vorremmo che invece che una parte numerica incomprensibile ai più ci fosse scritto docenti, che è il nome della pagina. Bene, come fare? Per fare questo occorre andare sui cosiddetti permalink. Andiamo in bacheca. Impostazioni, vedete, è un'operazione di amministrazione, permalink e gli cambiamo l'impostazione da predefinito, lo facciamo nome articolo. In questo modo è molto più corto e vedrete che l'effetto, che tra l'altro noi vediamo già qua in anteprima, giustifica l'operazione. Andiamo a visualizzarci il nostro sito, ricordate che abbiamo salvato le modifiche. Andiamo a vedere su docenti e vedete che non c'è più il punto di domanda, ma docenti. Permalink funziona perfettamente, vado su genitori, c'è genitori e questo dà un aspetto decisamente migliore anche alla urlabilità delle nostre pagine.